Social TV per noi significa due cose che ruotano intorno al concetto di relazione. Da una parte è relazione con i protagonisti della televisione, quindi con i contenuti, quindi con tutto quello che è appunto il mondo della televisione, da parte delle audience che sono appassionate, che vogliono interagire, partecipare ed essere coinvolte. Dall'altra è interazione tra audience che parlano di contenuti televisivi e che quindi desiderano condividere i significati e quello che appunto vivono nell'esperienza di consumo televisivo. Mio Zebo nasce poi come un programma community fondamentalmente, molto integrato con i social media, sia nel lato output, cioè di produzione di contenuti, sia come fattura, come scrittura televisiva. Già dentro la trasmissione televisiva ci sono dei contenuti molto social. Quali sono i programmi più social? Sicuramente Amici in daytime su Real Time, cioè la versione della scuola di Amici, ha portato moltissimo pubblico nuovo anche sulle nostre piattaforme. Sicuramente il rugby, quindi un evento live su D-Max, ha portato, proprio perché l'evento stesso sportivo sicuramente è un magnete per il social. E poi anche dei programmi che sono nati, se vuoi, più sperimentali, come il Vostro e le Cerimonie, ma che hanno saputo raccogliere opinioni positive, negative, discussioni, quindi hanno acceso, benché non in diretta, quindi con tutte quelle che sono le facilitazioni che ti dà la diretta, hanno saputo appunto posizionarsi in maniera molto ricca all'interno della social TV. Può raccontare il binomio PIF social media? Sì. Con PIF abbiamo creato da subito un complemento alla trasmissione televisiva del suo programma, che è il testimone. Tant'è vero che PIF da sempre, durante la messa in onda delle prime puntate del testimone, delle prime nel senso della premiere della serie, commenta e risponde alle domande del pubblico in diretta sui social media. Ha parlato anche di un progetto insieme a Twitter, ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo da poco lanciato Twitter Amplify. Twitter Amplify è un sistema di offrire in tempo reale, durante gli eventi in diretta, tant'è vero che lo abbiamo lanciato per gli MTV Awards il 21 giugno a Firenze, dei contenuti esclusivi.